In questa puntata, 8 marzo premiate 8 donne, la pandemia in una mostra. Un premio a 8 storie di donne, spesso lontane dai riflettori, che nell'ultimo anno si sono particolarmente distinte nei loro campi di attività. E a fianco a queste, un riconoscimento speciale alle donne iraniane impegnate nella battaglia per la loro libertà. Così l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana ha celebrato la Festa della Donna 2023. La Toscana in questi anni ha fatto, sta facendo, continuerà a fare tutto quello che può per dire con chiarezza che una bimba che nasce in uno dei borghi più piccoli della nostra regione deve avere gli stessi diritti di una donna che vive nel centro di una grande città. Per fare questo, per essere al fianco di chi lotta per i diritti, abbiamo deciso di premiare le attiviste di Donna Vita Libertà. È un modo per dirgli che siamo sempre al loro fianco, che questa battaglia per i diritti negati è anche la nostra battaglia per i diritti. Poi abbiamo voluto premiare 8 donne che hanno portato il nome della Toscana in alto nel mondo, a volte storie meno note, a volte più note, di cui noi vogliamo andare orgogliosi. Ogni 8 marzo è un momento per fare il punto della situazione sulla condizione delle donne. Oggi non è soltanto la festa della donna, è la giornata dei diritti delle donne e è importante capire a che punto siamo in Toscana e nel nostro paese. L'anno scorso avevamo fatto una ricognizione grazie a IRPET per capire la situazione lavorativa delle donne in Toscana. In questo anno devo dire che è cambiato molto. La Regione Toscana, attraverso i suoi organi più importanti, la Giunta e il Consiglio regionale, ha fatto una serie di interventi ed iniziative e ne ha annunciate delle altre nei prossimi mesi proprio per andare in questa direzione, cioè aiutare le donne, le bambine e le ragazze a scegliere il loro futuro senza discriminazioni e avendo bene in testa la loro libertà di vita e appunto i diritti delle donne. È stata una bellissima iniziativa, emozionante, a tratti anche commovente, perché abbiamo ascoltato storie che comunque ci toccano, ecco, profondamente, di sofferenza, però è stato molto bello ascoltare i racconti di vita di queste donne straordinarie, effettivamente, che hanno raggiunto con anche la loro capacità di sognare le proprie ambizioni e quindi hanno esercitato appieno la propria libertà di esserci e di realizzarsi nel mondo del lavoro anche su un piano personale. Quindi credo che ritrovarsi, riflettere intorno alle storie delle donne sia sempre un momento di grande crescita sociale, culturale, anche economica per il nostro paese, per noi tutti, perché insomma ci porta a riflettere, ecco, su dove siamo ma anche su quello che possiamo fare. E i racconti delle donne sono effettivamente sempre molto emozionanti, molto affascinanti e servono per tenere accesa questa speranza e per stimolare anche però la necessità di un impegno, di una crescita proprio della nostra società. Io ho fatto una carriera internazionale, però per me le radici, la famiglia, anche l'essere toscana sono sempre stati fondamentali. Di fronte alle difficoltà mi sono fatta forza dicendo: oh, ma io sono toscana, a me non me la fa nessuno, oppure sei bellino, ti ripiglio. E questo mi ha aiutato moltissimo. Quindi sono molto fiera di essere toscana e anche di rappresentarlo all'estero. E poi, concludendo, vorrei rivolgere un pensiero ai giovani, ma in questa giornata particolare alle ragazze. Io ho studiato matematica, ho voluto fin da piccina studiare matematica e fare ricerca e ho potuto farla grazie anche alla Scuola Normale di Pisa e ho intrapreso una carriera accademica internazionale e vi vorrei incoraggiare a studiare matematica, a studiare le materie scientifiche, a avere il sogno di fare una carriera accademica, perché questo è possibile, lo dimostra la mia esperienza e vi posso anche dire è pure conciliabile con la famiglia. Ci vuole naturalmente impegno, determinazione, volontà, anche un po' di fortuna, io direi molto sacrificio, ma soprattutto ci vuole anche umiltà
riconoscenza e il rimanere fedeli a se stessi. Se lo saprete fare, vi si apriranno tutte le porte, oppure alla Toscana sfonderete tutte le porte e non avrete mai rimpianti. Sono una donna chef e da 25 anni mi porto con me le 2 stelle Michelin, che questo per me è un grande onore. E mi rivolgo a tutte quelle ragazze che vogliono intraprendere questo lavoro, che è vero che è un lavoro faticoso e portato avanti da, quasi sempre da uomini, però uno che ci mette tutto il cuore, tutta la passione, la costanza, lo studio, tutto il suo sapere ce la può fare tranquillamente. Io e altre donne come Annine siamo l'esempio e quindi dico a tutte le ragazze che gli piace la cucina di buttarsi in questo lavoro che è bellissimo, faticoso ma bellissimo. La ricerca in ambito medico è un risultato di un lavoro in equipe e quindi è un premio a tutto il mio gruppo di allievi, di studenti che ci seguono, quindi sicuramente per questo mi ha veramente emozionato. Qualche tempo fa, quando piove molto forte, la clinica, le cantine si allagano e per puro caso mi sono trovata a salvare dal macero i registri della clinica psichiatrica dalla sua fondazione. Il 1906 è stata un'emozione, ho anche scritto un libro sull'argomento, proprio vedere com'è nata e vedere quanti cervelli sono stati necessari per costruire questo tempio di sapere, dove ancora io ho pazienti che vengono anche dall'Europa e non è merito mio, io mi devo riconoscere il merito di aver stabilito con me stessa quando sono diventata direttore che avrei lasciato la clinica più in alto scientificamente di come l'avevo ereditata dal professor Cassano. Ecco, questo impegno l'ho mantenuto perché le pubblicazioni scientifiche sono sotto gli occhi di tutti e quindi penso il mio compito anche di appassionare alla ricerca tante generazioni di giovani di averlo svolto. L'azienda ha sede qui in Toscana, in Lombardia, a Milano e in altre 4 abbiamo stabilimenti in altre 4 parti del mondo, in India, in Turchia, negli Stati Uniti e in Canada. La holding è di diritto italiano, quindi paghiamo le tasse in Italia. MGM è un'azienda metalmeccanica e ci sono tante donne in posizioni apicali e sono lì non per quote rosa o per favoritismi, ma soltanto perché quanto di meglio abbiamo potuto trovare sul mercato. L'esperienza in Turchia è stata sicuramente un'esperienza che mi ha segnato come medico e come persona prima di tutto. E è un onore ricevere questo premio da parte della Regione Toscana che ha investito tanto nel progetto dell'USAR e che penso e spero continui ad investire perché è un'unità specialistica che ha la sua unicità in tutta Italia. Dedico la premiazione a chi mi è stato accanto, a chi mi è stato accanto da casa, a chi mi è stato accanto là, anche perché il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro di equipe, quindi io in realtà sono soltanto una delle 50 persone che erano lì e hanno operato in Turchia. Perciò un ringraziamento speciale, una dedica speciale va a tutti loro. Il mio percorso inizia dalle associazioni, quindi io ho sempre creduto che insieme si possa raggiungere obiettivi più forti. Il tutto inizia quando ero piccolina, in associazioni di servizio, io facevo parte dell'EO, i giovani del Lions, e ho sempre creduto che quando siamo in gruppo e si ha un obiettivo e si fanno le cose insieme, si riesce a farle meglio e arrivare più in alto, no? Con questo obiettivo sono arrivata alla presidenza dell'Associazione Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani e poche settimane fa ho ripreso la presidenza del Movimento Turismo del Vino Toscana. Quando si parla di donne si parla di un modo diverso, no, di ragionare. Dovete sapere che gli uomini ragionano per obiettivi, le donne ragionano per relazioni. Questo ha portato le donne a ricoprire dei ruoli veramente importanti. Io parlo della
nostra, del nostro ruolo, quindi delle cantine italiane. Sicuramente le donne sono in minoranza nelle vigne, nelle cantine, ma sono in netta maggioranza nel marketing, nella comunicazione, dove arrivano all'80%. Nelle vendite, dove anche se è piccolina la percentuale di maggioranza, siamo al 51%. È bellissimo essere qua oggi, anche perché io sono a San Casciano fin dai primi scavi nell'area del Bagno Grande, e quindi è veramente emozionante vedere la portata e anche la risonanza che questa ha avuto, l'interesse delle persone verso il nostro lavoro, e proprio per questo oggi siamo qua anche per ringraziare di questo riconoscimento e per chiedere che alle donne nel mondo dell'archeologia sia concessa una maggiore attenzione, perché noi siamo una goccia in un mare di tante archeologhe, perché siamo soprattutto donne che però spesso non vedono propriamente riconosciuti i loro lavori. Sono qui oggi in rappresentanza, insieme ad altre 6 mie colleghe, di un gruppo nutrito di professioniste impegnate in questo progetto di ricerca di cui si è molto parlato negli ultimi mesi, e il nostro gruppo è composto soprattutto appunto da ragazze, da archeologhe, e sia studentesse che appunto archeologhe già laureate e specializzate, ma all'interno di questo progetto non ci sono appunto solo archeologhe, ma ci tengo a ringraziare anche la nostra sindaca Agnese Carletti, la presidente dell'associazione archeologica Irene Picchieri e tutte le altre donne e ragazze che tramite l'associazione archeologica contribuiscono al nostro progetto. E noi oggi rappresentiamo qui anche tutta la categoria delle archeologhe, perché la nostra professione spesso non viene riconosciuta, nel senso che abbiamo delle difficoltà in quanto donne in ambito lavorativo, e quindi oggi abbiamo l'occasione, essendo qui, di essere portavoci di tutta la nostra categoria. Martina è molto contenta di questo premio, perché lei rappresenta, no, questa con grande onore il sesso femminile. Il tennis è uno sport molto competitivo per le donne, è uno sport molto solitario, è uno sport che porta a galla tutte le debolezze, che porta a galla tutte le paure e quant'altro, e quindi è un costante rimettersi in gioco ogni giorno e affrontare tutto quello che sono i propri limiti, i propri fantasmi, e poi gioire poi per quello che si è riuscito a fare. È stata inaugurata la mostra dell'artista Alessandro Di Vicino Gaudio, Not Ordinary Times. Sono passati 3 anni dal primo lockdown, 3 anni lunghissimi che hanno cambiato la vita di ciascuno di noi, e oggi qui in Consiglio regionale presentiamo una mostra, quella di Alessandro Di Vicino, di Gaudio, che prova a raccontare attraverso l'arte la sofferenza di quei giorni, il tempo difficile che abbiamo vissuto, ma prova anche a mandare messaggi verso il futuro, e si intreccia con un lavoro che noi abbiamo portato avanti, stiamo portando avanti come Assemblea Legislativa, capire come sarà la Toscana del 2050. In alcune di queste opere si mette in evidenza la necessità del cambiamento climatico, di agire perché il mondo dia risposte migliori rispetto a quelle che abbiamo dato fino ad ora, ma non solo, le sofferenze, le paure, le ansie di quel tempo e la speranza di costruire un futuro migliore. Ma praticamente sono partito dal 2020, dall'anno del lockdown, e ho rappresentato 7 giorni di un'ipotetica settimana di lockdown. Sono 7 opere di 7 personaggi all'interno, rinchiusi nell'interno della propria abitazione, con gli schermi fuori dalla finestra, che vanno a rappresentare un mondo che continua a muoversi. Noi immobili dentro e il mondo continua a muoversi. E poi ho sviluppato in base a quello che è successo dopo. Ho preso il fuori, siamo tornati a uscire, è tornata la normalità o la cosiddetta normalità, e mi sono posto una domanda:
Cioè, siamo cambiati, come siamo cambiati dopo questa esperienza? Siamo migliorati oppure è tutto ritornato come prima, al punto di partenza? Oppure siamo proprio peggiorati? E poi c'è la parte finale, 2050, in cui ho immaginato un futuro, un ipotetico futuro, basandomi su quello che potrebbe essere calamità naturali, così. Quattro elementi rappresentati in quattro opere, aria, fuoco, terra e acqua. E il finale, due ipotetici finali, la fine, un quadro totalmente nero, oppure un nuovo inizio, una nuova speranza con una donna che pianta un fiore.